Nel bellissimo contesto verde dell'agriturismo Basilea a Catanzaro si è svolto il seminario L'agricoltura sociale, un modello di sviluppo territoriale al servizio della comunità, organizzato da Coldiretti Donne Impresa Calabria. Nel corso dell'incontro più volte è stato sottolineato l'importante ruolo della donna in agricoltura, un ruolo che si sta riaffermando sempre maggiormente. Inoltre è stato sottolineato che se è vero che i ritmi frenetici nel quotidiano del mondo moderno provocano ansia e stress, noi tutti possiamo rifugiarci nella natura per la cura della nostra anima. Vivendo in una cornice agreste e sviluppando percorsi agricoli, possiamo quindi interrompere o attutire tale disagio. Sì, assolutamente. Infatti questa unione fra agricoltura e sociale diventa sempre più una necessità in questa corsa quotidiana appunto contro lo stress che ci porta a vivere un ambiente lavorativo troppo forte o troppo Frenetico. frenetico, esatto. E quindi l'agricoltura sociale veramente, e mi permetto di dire, l'agricoltura spesso fatta dalle donne nell'ambito dell'agricoltura sociale, perché la donna in particolare ha questa capacità di accoglienza e di saper magari esprimere o riportare tutto ciò che ha maturato da millenni, ecco, nell'ambito del mondo rurale. Ma la terra è femmina come la donna perché genera da un seme un frutto, un fiore e un frutto, così come la donna genera la vita, cioè la terra ci dà la vita e quindi io ho sempre pensato che abbia le stesse potenzialità di noi donne ed è per questo che noi ci accomuniamo molto all'attività agricola. È indubbiamente una cosa interessantissima perché coniuga all'attività insita della coltivazione quella della possibilità catartica e terapeutica e dà quindi un valore aggiunto alla terra. Ritrovare i percorsi della natura come cura dell'anima. Beh, intanto l'agricoltura è sempre questo per tutti, chi ha la fortuna di fare l'agricoltore, sono sempre di più tanti, soprattutto tanti giovani, ma è anche un'opportunità. L'agricoltura sociale, di questo oggi stiamo discutendo, non come un elemento che dovrà avvenire, insomma, un elemento che già ovviamente sta dentro di noi, sia come capacità di fare impresa, anche nel sociale, con la multifunzionalità, quindi questa è la nuova opportunità, la nuova frontiera dell'agricoltura moderna, ma anche come ruolo, diciamo, di restituzione verso un territorio, perché l'agricoltura sociale è anche welfare. E anche diciamo, opportunità per tante persone che ovviamente hanno delle disabilità, ma è anche tanta opportunità per giovani che hanno studiato, laureato in competenze importanti che servono a quelle persone diciamo, poco fortunate, ma soprattutto serve all'impresa agricola di radicarsi sempre di più sul territorio.